Buongiorno a tutti, benvenuti. Mi presento, sono Giorgio Garzino e sarò il vostro relatore in questo webinar. Vi voglio ringraziare per la partecipazione a questo webinar, date le belle giornate e sicuramente sperando il lavoro che vi accompagna, quindi sappiamo che vi ringraziamo a nome della famiglia Urmet. Durante questo webinar parleremo appunto dei sistemi videocitofonici, Two Voice e Hypercom, e vedere un attimino quali sono i vantaggi e le differenze tra un sistema e l'altro. Prima di iniziare, alcune informazioni sull'applicativo da cui ci state seguendo, GoToWebinar. Questo applicativo ci permette di fare delle domande. Ahimè, purtroppo, data la grande quantità di persone collegate, non è possibile abilitarvi tutti quanti i microfoni, ma comunque potrete formularci delle domande e il nostro team vi risponderà immediatamente. Eventuali risposte non date, nei prossimi giorni ci prenderemo la cura di darvele. Per inviarci le domande, per chi è collegato da PC, è sufficiente cliccare sull'icona in alto a destra sulla freccina e nella sezione domande potrete scrivere la domanda che vi interessa. Idem, stessa cosa, invece per chi è collegato da dispositivo mobile, quindi smartphone, tablet, basta cliccare sull'icona punto interrogativo, automaticamente vi si apre la tastierina per scrivere direttamente. Abbiamo messo anche dei documenti che potete scaricare per tutta la durata del webinar, tra cui la presentazione stessa, quindi per chi magari non ha la possibilità di vederla tutta, comunque può già scaricarsela. E vi segnalo anche che essendo un webinar in diretta, eventuali disconnessioni dovute alla grande partecipazione, per rimettervi nel webinar è sufficiente cliccare nel link contenuto nella mia di promemoria e sarete reintrodotti immediatamente. Io direi di iniziare a questo punto. Vi presento anche il mio compagno di webinar, Andrea Pecoraro, che ci accompagnerà in questo webinar. Ciao Andrea. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sono Andrea Pecoraro, sono un consulente tecnico commerciale, mi occupo della zona di Bologna e Romagna. Oggi appunto vi accompagnerò in questa illustrazione insieme al mio collega Giorgio e volevo introdurre l'argomento partendo subito da un programma di fedeltà che abbiamo introdotto circa all'inizio di febbraio di quest'anno. Si chiama Premiati, Urmet Premiati, ed è un programma che va a premiare, come dicevo, la fedeltà dei nostri clienti installatori. L'utilizzo è molto semplice, basta installare un'app assolutamente gratuita, sia da Apple Store che Google Play, quindi sia per iPhone che per Android, e basterà scansionare il QR code presente su, il prodotto che partecipa all'iniziativa. Quindi una volta effettuata la scansione del QR code, si comincerà ad accumulare, diversi punti relativi e inerenti ai prodotti e, si andrà a creare appunto un monte premi, che avrà la durata di 12 mesi, quindi scadrà il 31 di gennaio del 2022. Al termine di questo canvas, tutti i partecipanti hanno tempo fino al 30 di aprile del 2022 per poter richiedere i punti. I punti, per poter richiedere poi i premi che sono relativi ai punti accumulati. Questi premi si potranno andare a consultare sul sito comodamente. Saranno divisi sui scaglioni, appunto, che ogni singolo installatore è riuscito a raggiungere in funzione delle scansioni effettuate durante l'anno. Io direi, Giorgio, di partire già con il primo sondaggio della giornata, Perfetto. dove potremmo andare a vedere un attimino chi di voi ha già installato un sistema videocitofonico Urmet, quindi sia per Two Voice che Hypercom. Quindi si può cliccare comodamente su entrambi, o magari chi ha installato solamente Two Voice di questi due sistemi, solamente Hypercom, oppure magari nessuno dei due. Chiaramente in questa fascia potremo vedere diversi installatori, chi chiaramente ancora non conosce il sistema, chi ha provato su solo l'uno o l'altro sistema, o magari chi da più tempo installa entrambi. Lasciamo ancora qualche secondo per chiudere. Ok, Giorgio, possiamo chiudere il sondaggio, andiamo a vedere. Ecco, un dato importante
La maggior parte di voi ha installato solamente il Q-Voice, che è infatti uno, diciamo, che è uno dei, degli impianti più conosciuti e più gettonati. Ok, Giorgio, possiamo partire con la prima slide. Perfetto, grazie, grazie Andrea. Direi a questo punto di entrare nel vivo del webinar. Iniziamo con, a questo punto, seguendo l'onda delle preferenze o comunque delle conoscenze del sistema a due fili Q-Voice. Sistema Q-Voice, come a questo punto molti di voi conosceranno, è un sistema a due fili. Come avrete avuto modo di appurare, il numero uno sul mercato per quanto riguarda le prestazioni e le performance, e permette di dare veramente tanti vantaggi sia dal punto di vista dell'installatore per la semplicità di collegamento e di configurazione, sia all'utente finale perché riesce a usufruire tutta una serie di plus a livello di prestazioni. È un sistema estremamente versatile, quindi che ci permette di utilizzarlo, come avete avuto modo magari di farlo voi stessi, sia dalla villa semplice monofamiliare al grande complesso, in quanto può gestire molti utenti, tutta una serie di pulsantiere. Sicuramente uno dei plus maggiori è che è un sistema che è perfetto per le ristrutturazioni, in quanto permette di riutilizzare anche il cavo esistente, quindi se il cavo è ancora in buone condizioni, se non ci sono eccessivi problemi sulle tubazioni, possiamo riutilizzarlo. Ciò si traduce sicuramente in un vantaggio in termini di tempo, di denaro e quindi anche di limitare al minimo quelle che sono le opere murarie. I vantaggi oltretutto per l'installatore e per l'utente finale si traducono dal punto di vista dell'installatore, che essendo solamente due fili e non polarizzati è semplice il collegamento, ma è altrettanto semplice anche la manutenzione, in quanto in caso di cortocircuito dovuto anche, che so, alla signora Maria, sempre lei che decide di pitturare le pareti, mette in corto i fili, solamente i dispositivi collegati al distributore smettono di funzionare, ma tutto il resto dell'impianto continua. Quindi anche in termini di manutenzione assicuriamo la funzionalità alla colonna montante. Poi, oltretutto, il sistema Q-Voice in termini di comunicazione e sicurezza offre tutta una serie di funzionalità che vediamo e vedremo subito dopo nel dettaglio, che vanno dalla funzione intercomunicante alla funzione di centralino di portineria, videosorveglianza, fino ad arrivare dove? Alla ciliegina, diciamo, sulla torta, che è il Colmi. L'Ulmet Colmi è quella funzione che permette di rispondere direttamente da cellulare a una chiamata videocitofonica, vedere chi è e oltretutto aprire anche uno o due porte. Unici sul mercato nel sistema Q-Voice, la funzione Colmi è ormai diventata di condominio e per un solo dispositivo per tutto il condominio permette di gestire fino a 127 utenti. A livello di funzioni per l'utente utente finale siamo in grado di garantirgli la possibilità di intercomunicare, ma sia all'interno dello stesso appartamento, sia più dispositivi, ma anche tra appartamenti diversi. Ricordo che con il sistema Q-Voice possiamo avere fino a 4 dispositivi in appartamento. A livello anche di collegamento, i dispositivi indipendentemente possono essere collegati in entra esci oppure anche sotto il distributore. Oltretutto introduciamo anche un dispositivo, diciamo, che è stato rivisto decisamente, che è il centralino di portineria, che quella funzione, quel dispositivo che permette di intercettare in modalità giorno le chiamate provenienti dalla pulsantiera ed eventualmente di indirizzarle all'utente chiamato. Può ricevere chiamate dagli utenti interni ed effettuare anche chiamate verso gli interni. Il nuovo centralino, che vedete qua in basso un rendering un'anteprima, è un dispositivo da appoggio tavolo che può essere anche montato a parete a colori con schermo touch di prossima uscita. Tra le funzioni che integra il sistema Q-Voice annoveriamo anche la videosorveglianza, che permette di integrare all'interno del sistema delle telecamere analogiche su cavo coassiale, quindi anche a costo contenuto ma di buone prestazioni, e permettere di farle vedere o semplicemente a una porzione dell'impianto o pianerottolo oppure tutto quanto all'installazione a seconda di come viene collegato, come viene settato. Tra le funzioni anche questioni di sicurezza, la verifica porta aperta, sui dispositivi interni che ne sono provvisti c'è un LED che in caso di cancelletto lasciato aperto dopo che un visitatore è entrato, si accende una spia luminosa ad avvertirci che la porta è rimasta aperta, quindi sicurezza aumentata. Tutte le nostre pulsantiere
gestiscono automaticamente un secondo ingresso, quindi abbiamo la possibilità di pilotare un barco a 12 volt e un contatto pulito, il classico cancello carraio, senza relè aggiuntivi. Nel caso in cui avessimo bisogno di servizi supplementari, questi servizi supplementari possono essere aumentati aggiungendo delle decodifiche speciali. Sono dei relè digitali che a questo punto sono dei contatti in scambio, temporizzabili, programmabili, che permettono a questo punto di implementare con funzioni tipo luce giardino, irrigazione, un terzo varco, senza alcun tipo di problema. Tutti i dispositivi interni permettono di selezionare dei toni di chiamata fra 5 melodie, mettere anche la funzione mute, in alcuni dispositivi anche temporizzare il mute, con la possibilità di riconoscimento della chiamata dal tono, se in base se la chiamata arriva dalla chiamata al piano, il fuoriporta, se arriva la chiamata dalla pulsantiera esterna, quella oppure nell'androne. Infine, tra le funzioni, annoveriamo sempre le funzioni di telefonia, che permette attraverso l'utilizzo di un'interfaccia di utilizzare anche dei dispositivi wireless o collegare dei PABX per sfruttare la linea telefonica fissa. Quindi funzionalità e integrazione. A livello di caratteristiche, le principali viste proprio così velocemente, sicuramente un plus è la facilità e la velocità di programmazione. Non è necessario alcun tipo di software, ma semplicemente avviene con dei deep switch che sono presenti nei dispositivi interni. A livello di collegamento fisico, per collegare i monitor di appartamento, possiamo utilizzare il classico collegamento in entra-esci oppure il distributore a 4 pin. Ricordo 4 interni in parallelo nel stesso appartamento, tra videocitofoni e citofoni, tutti compatibili all'interno della gamma Urmet, scelta delle melodie, e possiamo arrivare a realizzare installazioni con fino a 16 pulsantiere principali, gestiscono tutto quanto il nostro magari villaggio, e 64 secondarie. Ogni pulsantiera, nel caso ad esempio di Alfa, può arrivare a gestire fino a 90 pulsanti fisici, e oltre i 90 pulsanti fisici, quindi una pulsantiera già di grandi dimensioni, possiamo utilizzare dei moduli digitali, quindi i quali permettono di gestire fino a impianti colonne con 4.064 chiamate. Centralino di portineria, giorno e notte, e ricordo una cosa, anche una funzione molto comoda e utile, la possibilità di aprire sia un varco pedonale e un automatico con la doppia modalità di scelta, libera o sotto segreto, cioè libera sempre disponibile oppure sotto segreto disponibile solo a seguito di chiamata. Una funzione di sicurezza, abbiamo bambini piccoli in casa, a questo punto attiviamo la possibilità di aprire il cancello solo se c'è qualcuno che ci ha chiamato, quindi evitando aperture errate. Quindi come abbiamo tutta una serie di funzioni e servizi che ruotano intorno al sistema To Voice, che ci permettono di arrivare a dei servizi supplementari ad alto valore aggiunto, che vedremo subito dopo. A questo punto direi che potremmo anche iniziare con a vedere l'ampia scelta dei posti esterni. Andrea, non so, vuoi parlarcene tu? Sì, guarda Giorgio, da questa slide è una fotografia molto importante di quello che è un po' il catalogo rappresentativo attuale di Urmet, cioè le diverse pulsantiere che gli installatori hanno a disposizione da poter proporre ai propri clienti. Si parte con Alfa in alto a sinistra, che diciamo è la nostra pulsantiera ammiraglia, quella che oggi attualmente va per la maggiore, però più tardi magari la vedremo nel dettaglio. Di fianco abbiamo la pulsantiera Micra 2, che è l'evoluzione appunto della precedente versione, che diciamo è la solita, la classica pulsantiera da kit, no? Quella che si utilizza diciamo negli impianti monofamiliari o bifamiliari. Recentemente è uscita anche una versione a 4 pulsanti, molto interessante, anche questa vedremo in maniera più approfondita più avanti, che ci permetterà quindi di fare 4 o anche più utenti in un altro modello. La Synthesis Steel, che è un tipo di pulsantiera molto utilizzata anche grazie alla sua grande robustezza, interamente costruita in acciaio inox inossidabile, K09 di resistenza agli urti, e anche diciamo un design molto accattivante e classico se vogliamo. Per poi passare anche all'Electa in basso a sinistra, che si presenta in due versioni, sia in vetro nero oppure in grigio nella materiale steel, stesso materiale che vedevamo prima per la sintesi.
Diciamo che sono due pulsantiere che vengono utilizzate molto di frequente, diciamo in palazzine moderne, in palazzine di un certo design, molto molto anche questa accattivante dal punto di vista appunto dello stile. La Synthesi S2, che ci ha accompagnato per molti anni, con diciamo un aspetto interamente costituito in alluminio, per poi passare alle pulsantiere Prodel, che rappresentano diciamo un po' la nostra customizzazione, quindi la possibilità di poter personalizzare a proprio piacimento ogni singola pulsantiera che abbiamo visto prima, oppure anche pulsantiere di tipo artistico. Io ad esempio nella zona di Bologna mi capita spesso, spessissimo, di vedermi dover lavorare su questo tipo di pulsantiere. Diciamo che una delle più gettonate è la pulsantiera ottonata, quindi stondata sopra e sotto, e quello che capita molto spesso è di doversi adattare a scatole incassate e che non si possono smurare oppure fare ulteriori opere murarie. Pertanto un altro aspetto positivo e sicuramente interessante che c'è è quello di poter realizzare una pulsantiera perfettamente su misura che si adatti esattamente tramite gli interassi della scatola incassata appunto alla scatola attuale senza fare alcuna opera muraria. Come vi anticipavo prima, se andiamo avanti con le slide, la generazione alfa è quella di cui oggi ci stiamo occupando tantissimo, è questa pulsantiera modulare che permette di arrivare, come diceva prima Giorgio, da 1 a fino anche a 90 pulsanti, oppure oltre i 90 passare alla versione digital che vedete sia alle mie spalle che anche nella slide. Diciamo una pulsantiera che contiene diverse caratteristiche che rispettano un po' quelle che sono le tecnologie di oggi, ovvero innanzitutto dimensioni molto molto compatte, possibilità appunto di poter modulare da 1 a circa 11 moduli, un corpo in acciaio che quindi comporta, cioè, rispetta sempre quelle che sono le richieste di massima robustezza. Un grande aspetto è quello di aver conservato la compatibilità con il passato, quindi laddove dovessimo trovare impianti con vecchie scatole sintesi o addirittura anche combi già murate all'interno del cemento oppure lastre di marmo, possiamo continuare ad utilizzare questo tipo di scatole senza effettuare alcuna opera muraria, molto molto importante chiaramente per poter portare a casa dei lavori interessanti. Con questa nuova tecnologia abbiamo già una telecamera grandangolare che ci permette un grande campo visivo. Un altro aspetto molto importante dal punto di vista estetico è quella della retroilluminazione, che ci consente di incidere, come si può vedere appunto nella slide, incidere i cartellini che vengono già dati in dotazione. Questo ci permette di rimuovere la plastica appunto in corrispondenza della scritta, per quindi far uscire la retroilluminazione della pulsantiera stessa, per creare appunto questo design molto molto di progresso, ecco. Questa stessa pulsantiera la possiamo utilizzare sia in ambito True Voice che in ambito Hypercom, che sono un po' le due argomentazioni che andiamo ad analizzare in maniera approfondita oggi, e può essere presentata anche in versione bianca, quindi tranquillamente il cliente finale potrà andare a scegliere se in versione nera o in versione bianca. A te, Giorgio. Perfetto, grazie, grazie Andrea, direi che hai snocciolato tutti i punti di forza della pulsantiera Alfa, che sicuramente ci sta dando e ci darà sempre grandi soddisfazioni. Adesso vedremo una cosa, giustamente, adesso abbiamo detto che è bella, molte caratteristiche, ma poi il dubbio che giustamente da installatore potrebbe venire, ma come programmare una pulsantiera Alfa? Per una cosa molto importante, che infatti l'abbiamo evidenziata, è per installazioni con una sola pulsantiera non è necessario alcun tipo di configurazione. Quindi noi dobbiamo realizzare un condominio con 1, 2, 10, 100, fino a 126, 127 utenti nella stessa colonna,
La pulsantiera basta che la assemblate, collegate i cavetti flat che uniscono i vari moduli e automaticamente si configura. Nel caso della pulsantiera che vedete in foto, automaticamente non appena alimento la pulsantiera dopo aver collegato i cavetti flat, i tasti vengono configurati come utente da 1, 2, 3, 4 e 5 in maniera totalmente automatica. I plus però si traducono dove? Laddove abbiamo la necessità o di creare regole diverse, quindi magari la possibilità di far chiamare due pulsanti lo stesso appartamento che è stato unito. A quel punto dobbiamo entrare in programmazione. Come entriamo in programmazione? Attivando la connessione Wi-Fi. Dietro il modulo video c'è un pulsantino che, se viene premuto per 5 secondi, automaticamente genera una rete Wi-Fi. Quindi non stiamo parlando di connessione dati o internet, semplicemente c'è un modulino che comincia a generare una rete Wi-Fi. Io, avendo un cellulare, un PC, qualunque dispositivo, vedrò che mi apparirà tra le reti disponibili una chiamata URMET 1083 -48 nel caso che è un modulo video, -38 in caso modulo audio. A questo punto io, dopo essermi collegato senza password e quant'altro, quindi in modalità direct, posso decidere di aprire un browser e digitare l'indirizzo di fabbrica, che è 192.168.4.1, oppure, non ho voglia di digitarlo, sfrutto le funzioni di QR code del mio cellulare, punto il QR code che è disponibile dietro il modulo telecamera e automaticamente vengo indirizzato alla pagina della mia pulsantiera. Una volta che mi appare la pagina della mia pulsantiera, io potrò andare a gestire i parametri della pulsantiera stessa, andando a attivare, che ne so, una durata, ad esempio, della serratura che non è più di un secondo, ma è di 10 secondi, 30 secondi, se è per serrature concorrenti in mantenimento, posso andare ad abilitare la funzione di apertura porta automatica, oppure nel caso di pulsantiera alfanumerica posso andare a inserire i nominativi degli utenti direttamente. Posso anche andare a inserire il codice apriporta, insomma, abbinare i tasti agli utenti in maniera totalmente libera. Fatto questo, memorizzo, posso anche salvarmi questo file, se ho fatto delle programmazioni, dei settaggi particolari, tipo i nominativi, salvarmi una copia di questo file direttamente sul mio dispositivo per eventuali manutenzioni future. Mando la programmazione e praticamente ho configurato la mia pulsantiera. Come diceva Andrea, tra la gamma di pulsantiere direi un particolare accenno lo darei alla gamma di pulsantiere, diciamo, Micra. Sì, Andrea, forse ho anticipato un qualcosa. No, volevo lanciare adesso il secondo sondaggio, Giorgio, se sei d'accordo. Sì, assolutamente sì, direi. Sì, vediamo. Allora, dunque, il sondaggio di oggi che abbiamo preparato per voi in collegamento è il seguente. Secondo voi è necessario un software, quindi dedicato per programmare una pulsantiera TrueVoice Alpha? Abbiamo messo 3 risposte, solamente una di queste è corretta, e quindi andiamo a vedere se è la prima, sì assolutamente, oppure la seconda, no, usiamo i dip switch a bordo, oppure non occorre alcuna programmazione per installazioni dove ci sono... Ho visto che manca un pezzo con installazioni con una sola pulsantiera. Con una sola pulsantiera sarebbe. Diamo ancora qualche secondo. Ok, Giorgio, direi che possiamo chiudere adesso il sondaggio. Allora, andiamo a vedere che la risposta, diciamo, più gettonata è l'85% sulla terza risposta. Diciamo che per questo tipo di installazione non occorre nessun tipo di software dedicato per programmare la pulsantiera TrueVoice Alpha, quindi praticamente non occorre nessun software dedicato, perché andiamo a usare i dip switch che ci sono a bordo della pulsantiera. A te, Giorgio. Grazie Andrea, perfetto. Quindi direi che è importante il fatto che per configurazioni molto semplici basta assemblare la pulsantiera e siamo a posto, e per quanto riguarda i dispositivi interni vedremo che andremo a lavorare sui dip switch. Un particolare spezzerei, diciamo, una lancia su questa nuova gamma di pulsantiere che aveva già anticipato il buon Andrea, della serie Micra, dove vediamo le Micra 2 disponibili nella versione a un tasto e due tasti, quindi monofamiliare e bifamiliare, in cui nella versione monofamiliare è anche disponibile la segnalazione, diciamo, di stato, quindi abbiamo la possibilità
di vedere se una chiamata effettivamente è stata effettuata, qualcuno mi sta parlando e se la porta è stata aperta. Alla gamba Micra 2 si affianca la nuova Micra Plus, che è una pulsantiera a 4 tasti, e la Micra Digital, che arriva fino a 32 utenti e hanno che cosa? Un cartellino digitale. Molto importante, le piccoline arrivano fino a un grado di protezione IP55, le due un po' più grandicelle IP65. Vediamo un attimino nel dettaglio alcune caratteristiche di questa pulsantiera. Nel caso della Micra Plus 1784/3 è una pulsantiera dotata di 4 tasti di chiamata, un ampio display a colori in cui è possibile inserire fino a 4 appartamenti. Poi, in base a quello che anche vedete nella grafica, possiamo inserire un solo nominativo che verrà posizionato al centro, oppure nel caso di marito, moglie, oppure fratello e sorella, puoi inserire direttamente due nominativi. Quindi ampio spazio di scrittura, con la stessa modalità della pulsantiera Alfa. Quindi è dotata di Wi-Fi, quindi attivando il modulo Wi-Fi, con il cellulare andremo a scrivere direttamente, salviamo, e quindi una facilità. Quindi immaginiamo bed and breakfast o qualunque altra situazione dove è semplice la gestione. Come tutte le pulsantiere Two-Voice, abbiamo la gestione di un varco pedonale e un varco carrario. Conclude, diciamo, le caratteristiche principali: una telecamera wide angle, quindi grandangolare, con un ampio grado di apertura a 100 gradi su verticale e 113 sull'orizzontale, che permette di recuperare quelle problemi di installazione dovuti magari a pulsantiere troppo basse, magari spostate rispetto al cancelletto, dove che con una telecamera normale non mi permetterebbe di vedere pienamente il visitatore. Fratello maggiore o la sorella maggiore, come vogliamo chiamarla, è la Micra Digital 1784/84. Ha sempre i 4 tasti, ma in questo caso hanno dei tasti a scorrimento. Un ampio display permette di visualizzare fino a 32 utenti, quindi gestisce fino a 32 nominativi, con la possibilità, come nella versione a 4 tasti, di attivare anche i messaggi vocali, quindi che mi guidano alla funzione, quindi chiamata effettuata, conversazione in corso, porta aperta. Chiaramente la programmazione viene fatta direttamente attivando il Wi-Fi della pulsantiera, in modo da configurarla per inserire i nominativi direttamente dal cellulare. Due varchi gestiti e soprattutto anche una telecamera grandangolare wide angle che mi permette appunto di recuperare, insomma, tutti quegli errori di installazione o problemi di installazione e di posizionamento della pulsantiera. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa a riguardo? Che ti è capitato qualcosa? Semplicemente, Giorgio, volevo solamente riportare qualche esempio vissuto direttamente sul campo con queste due ultime pulsantiere che abbiamo visto in questo momento. Diciamo che il mercato oggi non propone un display su delle pulsantiere da kit, quindi ci si aspetta il classico pulsante di fianco al cartellino standard portanome. Diciamo che questa qui è un po' un'innovazione tecnologica molto importante, sia dal punto di vista estetico che anche tecnologico. Come vedevamo anche nella versione precedente, la 1784/3, ovvero la Micra Plus, che può portare fino a 4 utenti, è molto richiesta laddove, ecco, grazie Giorgio, laddove ci sono delle palazzine con molti affittuari. Questo è un esempio classico, perché chiaramente per la comodità di sostituzione, di variazione del cartellino, l'installatore riesce a ottimizzare tantissimo quelli che sono i tempi di sostituzione, perché diciamo che si evitano tanti giri, quello di andare dal tipografo a fare l'ordine dei cartellini, andare lì a ritirarli, poi portarli sulla pulsantiera, smontarla, installarli e andare via, per poi dopo magari ritornare dopo un mese con il cambio del nominativo. Ecco, tutto questo si riesce a bypassare, perché basta andare lì solamente una volta direttamente sulla pulsantiera, come giustamente spiegavi prima, e andare in Wi-Fi Direct per cambiare quello che è l'affittuario da sostituire. Stesso identico concetto chiaramente anche su questa Micra Digital, che come anticipavi porta fino a 32 utenti, quindi si amplifica ancora di più quello che è il vantaggio espresso prima. Quindi non solo la sostituzione di un nominativo, ma anche il grande vantaggio economico che può portare questo tipo di pulsantiera, perché diciamo che in dimensioni molto compatte non solo abbiamo un vantaggio appunto in termini estetici e di ingombro, ma anche un vantaggio economico, perché c'è meno materiale semplicemente da acquistare e da installare, quindi un vantaggio economico dal punto di vista del materiale e della manodopera. Questo chiaramente può portare un grande vantaggio all'installatore, che magari
deve appunto assolutamente in ogni caso portare a casa un lavoro, e diciamo che è una soluzione che può ottimizzare quelle che sono le percentuali di presa lavoro. Grazie. Grazie, grazie Andrea, direi che precisazione più che doverosa. E a questo punto io direi di continuare sull'ampia scelta di posti interni, quindi alla gamma di pulsantiere chiaramente affianchiamo una gamma anche molto ben fornita di posti interni, quindi di videocitofoni e di citofoni che spaziano dalla versione V-Modo a 7 pollici con comandi soft touch e attivazioni YOKI integrate fino alla gamma Miro. Gamma Miro è quella gamma che mi permette di usufruire di videocitofoni viva voce a cornetta, ma anche citofoni anch'essi viva voce e cornetta, quindi dando la possibilità di scegliere al nostro utente finale a seconda di quello che gli permette il borsino o gli piace il livello di estetica o di prestazione. A completamento di gamma si affianca anche il monitor Aiko, che è un monitor da 4,3 pollici come schermo, tecnologia dei comandi sempre soft touch che mi permette di realizzare installazioni con intercomunicanti fino a 32 appartamenti. Vorrei fare un focus particolare sui due monitor viva voce, in quali una cosa molto importante è che tutti i dispositivi videocitofonici e citofonici Urmet della gamma Two Voice integrano naturalmente la compatibilità col sistema Colmi. Ricordo che Colmi basta un dispositivo per tutto quanto la colonna. In questa maniera tutti i dispositivi, che può essere dal citofonino al videocitofono, è compatibile con questo sistema. In più questi due videocitofoni, che sono il V-Modo 1719-1 e il Miro 1750-16, integrano che cosa? La funzione Jokins Inside. Jokins Inside significa che all'interno del videocitofono due pulsanti che vengono evidenziati dalle due graffette blu sono in realtà due trasmettitori Jokins, quindi hanno un trasmettitore radio a bordo che mi permette a questo punto di avere due servizi supplementari oltre ai normali che ho a disposizione, che sono il comando del pedonale, del carraio o dell'intercomunicante. In più c'è anche la possibilità degli stessi videocitofoni averli nelle versioni nere, 1719-2 nel caso del V-Modo e 1750-15 nel caso del Miro. Sono dispositivi, come vedete, con schermo da 7 pollici e da 4,3 pollici, comandi soft touch nel caso del V-Modo e comandi a pulsanti nel caso invece del Miro. Il fatto di avere dei dispositivi che sono nel caso del Miro molto compatti e nel caso del V-Modo ad ampio schermo mi permette e ci permette di far scegliere il nostro utente finale anche tra diverse tipologie. Sì, Andrea, vuoi aggiungere qualcosa di particolare che ti è capitato? Sì, anche qui Giorgio, mi capita spesso in cantiere di ricevere la richiesta di dover effettuare diverse operazioni dal monitor. Diciamo le più gettonate sono sicuramente quelle dell'elettroseratura della apriporta o del lucificale condominiale. Queste due richieste molto spesso vengono già esaudite, diciamo, dai due relè che vedevamo prima all'interno delle pulsantiere Urmet, quindi la scarica capacitiva a 12 volte per l'elettroseratura piuttosto che il contatto pulito, che molto spesso posso utilizzare appunto per il lucificale. Però molto spesso viene richiesta anche la possibilità di integrare dei servizi ausiliari, appunto di necessità di apertura a carraio o di una seconda elettroseratura. Quindi è molto facile che si trovino quattro combinazioni da fare all'interno di uno stesso appartamento. Quindi magari prima elettroseratura per il cancellino esterno, seconda elettroseratura per il portoncino interno, contatto pulito che potrebbe servire per il carraio e un contatto pulito magari per il lucescala. Con questi monitor riusciamo a fare tutto quanto senza aggiungere nessun relè ausiliario da basso, che può comportare dei costi aggiuntivi importanti e quindi può anche di conseguenza variare parecchio quello che è il costo del primitivo del materiale. Perché, come dicevate prima, ci si può agganciare ai due pulsanti analogici normalmente aperti che sono già a bordo dei monitor e quindi sfruttare questi due pulsanti analogici per poter appunto agganciare o un'elettroserratura o un contatto pulito. Quindi con i due pulsanti analogici appunto che dicevamo sul monitor più i due relè a bordo già della pulsantiera riusciamo a fare quattro operazioni con un solo monitor.
Perfetto, questa è una cosa perfetto. molto importante che molte volte ha fatto la differenza. Inoltre, Yokins Inside ci permette di avere all'interno di ogni singolo monitor un trasmettitore radio Yokins, che quindi consente un'ulteriore applicazione, cioè quindi quella di poter chiudere a distanza dei ricevitori Yokins, e quindi servono altre funzioni in realtà ancora aggiuntive che abbiamo alla mano e abbiamo alla portata. Perfetto, perfetto. Grazie Andrea. A questo punto vediamo un attimino, ma come programmare gli interni? Quindi nel senso, abbiamo visto che per la pulsantiera alfa in condizioni standard non è neanche necessario programmarla, gli interni come li programmiamo? In maniera molto semplice. Al dietro il videocitofono, sul retro, troviamo una serie di DB switch composti da un banco di 8 DB switch dove andremo a codificare, dare il codice dell'appartamento dell'utente. Quindi i codici vanno da 0 a 126, quindi fino a 127 appartamenti, e un secondo banco di DB switch. Il secondo banco di DB switch lo andremo a utilizzare laddove all'interno dello stesso appartamento abbiamo più di un dispositivo. A questo punto andremo a dare lo stesso codice utente all'interno dell'appartamento, dopodiché ai 4 massimo dispositivi avremo interno 0, interno 1, interno 2, interno 3, fino ai 4 dispositivi che il nostro sistema To Voice permette. Ricordo che questa programmazione, essendo deep switch, è una programmazione meccanica, quindi non è necessario farla magari direttamente sull'impianto quando è un cantiere, magari manca alimentazione. Io questa programmazione, quindi questo settaggio, me lo posso fare già direttamente a banco, a mente fredda, la sera, prima di andare sul cantiere il giorno dopo. Quindi mi sposto la configurazione, scrivo Maria, seconda configurazione Luigi, in questa maniera senza bisogno di dare alimentazione o senza avere bisogno di configuratori dedicati. Quindi basta semplicemente a livello del libretto oppure seguendo l'app ToSet configurare gli appartamenti 0, 1, 2, 3, 4 e così via fino a 126, in maniera del tutto semplice. Diciamo che abbiamo cercato di dare più informazioni possibile nel tempo che c'era per quanto riguarda il sistema To Voice. Adesso direi qualcosettina anche per quanto riguarda il sistema Hypercom. Il sistema Hypercom è il nostro sistema IP, ok, che permette che cosa? Di gestire tutto quanto l'impianto con un solo tipo di cavo, il cavo categoria 5, il cavo dati. È un sistema che proprio per la natura del fatto di essere un sistema IP, con protocollo IP, permette quindi di essere integrato con sistemi diversi, di integrare più funzionalità e di sfruttare tutto quello che sono magari i plus di un sistema IP per quanto riguarda la possibilità di colmare distanze. È vero che siamo vincolati ai 100 metri canonici del campo IP, però è anche vero che io posso sfruttare il fatto di avere connessioni wireless, connessioni fibra, quindi tutti questi vengono introdotti direttamente e sfruttati dal nostro sistema Hypercom. Questo ci permette di realizzare quindi dalla semplice villa al mega sistema integrato, proprio perché sfruttiamo il fatto di rilanciare con degli switch, ed è un sistema molto molto semplice. Quali sono i suoi punti di forza? Che è un sistema IP che cabliamo con un unico tipo di cavo, categoria 5, 5E o 6, alla portata di ogni installatore. Questo perché abbiamo scritto ogni installatore, perché magari l'installatore che è più abituato al sistema To Voice, quindi a tirare due cavi, magari dice con il sistema IP devo già avere delle accortezze maggiori. In questo caso invece vedremo che non è necessario avere particolari predisposizioni col mondo IP. Si inserisce su reti IP esistenti senza configurazioni o modifiche su router o su altri dispositivi di impianto. Quindi vedremo dopo in che modalità. L'estrema versatilità è che può anche essere, si può configurare tutto quanto l'impianto direttamente in laboratorio, salvare la configurazione su una scheda SD e dopodiché inserirla in un monitor di impianto che praticamente spara la programmazione, quindi via la programmazione su tutti i dispositivi. In più, anche la funzione Call Me è nativa di sistema, è integrata a livello di firmware, quindi non è necessario aggiungere alcun Call Me inoltre di chiamata, in quanto è una funzione di sistema. Quindi il sistema Hypercom permette di avere una grande flessibilità di installazione, una semplicità di montaggio, alla fine un solo categoria 5, poi vedremo che i dispositivi possono essere posizionati laddove abbiamo una porta libera su una switch e un'ampia scelta di funzioni. Vediamo un attimino un paio di caratteristiche, quelle che sono le caratteristiche principali del sistema. Possiamo avere fino a 1000 dispositivi IP. Quando dico 1000 dispositivi IP significa che tra monitor, pulsantiere, telecamere, alimentatore, tutto ciò che compone l'ecosistema Hypercom possiamo arrivare fino a 1000.
paradossalmente potremmo avere 999 pulsantiere che chiamano, quindi barchi, che chiamano un unito monitor. Questo limite, se era già un limite, insomma, chiamiamo pregio, può essere ampiamente superato arrivando fino a 4000 aggiungendo un nuovo server opzionale, che non è obbligatorio ma ci permette di ampliare il numero di dispositivi gestibili. Per configurazioni standard non è obbligatoria la presenza di un server per la configurazione dell'impianto. Come dicevamo, può funzionare sia su reti già in uso, quindi già reti esistenti, ma anche su reti dedicate, magari connessi a internet come non connessi, in quanto lui supporta il protocollo DHCP, quindi significa che se lo inserisco qualunque dispositivo di Hypercom in una rete già esistente, essendo in modalità DHCP, vengono automaticamente indirizzati senza che io faccia niente. Non esiste un server, automaticamente loro si mantengono la connessione in local link e quindi si autoassegnano un indirizzo compatibile fra di loro senza che noi abbiamo bisogno di entrare in configurazione. Ed è per questo motivo che non sono necessarie conoscenze su reti LAN per alla fine installare e montare un impianto, che può essere dalla semplice villetta di pregio o con caratteristiche particolari o il mega complesso, semplicemente dell'accortezza è quella di crimpare correttamente i cavi. Poi le competenze sono quelle, chi fa cosa, quindi questa pulsantiera chiama quella serie di monitor, queste monitor rispondono solamente all'altra gamma, viene data semplicemente in fase di autoassegnazione, quindi le competenze vengono assegnate in base alla posizione fisica in cui io posiziono praticamente i dispositivi all'interno della mappa di configurazione che vedremo che è presente sui monitor. Possiamo sfruttare le caratteristiche dei sistemi IP, quello che in caso di aggiornamenti li possiamo aggiornare attraverso il software IP upgrade, se vengono aggiunte caratteristiche, compatibilità con app o quant'altro lo possiamo fare attraverso l'IP upgrade. Supporta diverse modalità di configurazione guidata, come vedremo, ed essendo un sistema IP è necessario che abbia una doppia sicurezza, quindi per poter agire, fare qualunque tipo di programmazione e variazione è necessario inserire un codice amministratore e poi inserire il codice installatore. Fatto molto importante, che vediamo qua che sto evidenziando col mouse, è che possiamo gestire all'interno dello stesso appartamento fino a 16 dispositivi in chiamata contemporanea. Quindi superiamo il limite di magari altri sistemi, che arriviamo solo fino a 4, i vecchi sistemi analogici che dobbiamo inserire degli alimentatori supplementari o di rilancio, in questo caso autonomamente gestiamo fino a 16 dispositivi in appartamento. Essendo un protocollo proprietario e super protetto e non visibile anche da sniffer particolari tipo Wireshark, quindi massima sicurezza. La configurazione non è necessaria perché tutti i dispositivi sono dotati di un QR code che ne permette la loro acquisizione. Quindi io con un tablet posso scansionare il dispositivo e acquisirlo, oppure non ho il tablet, lo sto facendo da PC, digito direttamente la stringa, le lettere alfanumeriche che mi compaiono sotto. A livello di funzioni è sicuramente un sistema videocifronico con prestazioni evolute che mi permette di superare quindi il limite di pochi dispositivi, arriviamo fino a 16, permette di sfruttare un servizio di messaggistica tra utenti diversi, tra dello stesso appartamento o anche tra centralini di portineria se presenti, mi permette di fare infinite chiamate intercomunicanti e chiamate audio tra pulsantiere utenti, quindi io posso avere più di una conversazione contemporanea all'interno dello stesso impianto. Posso avere il servizio di segreteria videocitofonica, quindi posso attivarlo, quindi lanciare anche un messaggio. Non sono presente, lasciate un messaggio. Posso attivare funzioni evolute tipo post-it, fino ad arrivare ad attivare o meno la funzione di notochiamata su smartphone, semplicemente attivando la funzione senza dispositivi, quindi senza aggiungere scatolotti in giro per l'impianto. Possiamo avere anche più centralini di portineria, che in questo caso non è un dispositivo, ma un software gratuito, quindi da installare su PC, che mi permette di sfruttare le caratteristiche appunto di intercettazione, la funzione giorno e notte, e se voglio dare la possibilità al portinari di avere un uso più friendly, posso anche agganciare un citofono con il connettore USB e trasformare il mio PC in una postazione di centralino evoluta. Mi permette anche di sfruttare, avere il pieno controllo degli ascensori, aggiungendo un dispositivo per singolo attuatore fino a 24, posso gestire anche la chiamata ascensore, quindi viene un visitatore, schiaccio l'apertura porta, in realtà l'apertura porta mi pilota questo dispositivo che manda direttamente l'ascensore giù al mio visitatore, quindi comodità.
mi permette di integrare anche che cosa? Serie di videosorveglianza, quindi all'interno dei 1000 o 4000 dispositivi posso anche avere telecamere IP. A livello di compatibilità è sufficiente che la telecamera in questione generi il flusso RTSP. Quindi qualunque telecamera che genera il protocollo RTSP può essere integrata all'interno del sistema Hypercom. A questo punto, all'interno del sistema posso anche aggiungere dispositivi di videosorveglianza, quali NVR, in quanto a questo punto mi può servire sia per registrare telecamere di videosorveglianza, ma a questo punto anche il flusso video generato dalla pulsantiera alfa. La pulsantiera alfa, quando io effettuo una chiamata, genera il flusso RTSP, quindi posso anche vedere chi è entrato per questioni di sicurezza all'interno dell'impianto. Posso implementare ulteriormente la funzione di controllo accessi, ok, in quanto sia i dispositivi esterni, quindi le pulsantiere, nel caso di Elekta, hanno integrato un key reader, nel caso di Alta un modulino da aggiungere, ma questo key reader è anche disponibile dove? All'interno del videocitofono interno, quindi anche all'interno del dispositivo che si chiama Max, che vedremo subito dopo, abbiamo un key reader direttamente disponibile che mi permette di memorizzare ingressi e uscite, quindi fare un piccolo controllo accessi con già prestazioni più che dignitose, fino ad arrivare a quello di integrare, grazie alle app, le funzioni di antintrusione, quindi la possibilità di utilizzare il mio home monitor, quindi il mio videocitofono, che diventa a questo punto una centralina per la gestione di casa, anche con sistemi di antintrusione, dove attualmente gestiamo la 1067 e a breve gestiremo anche il nuovo sistema 1068, quindi la possibilità di utilizzare il mio monitor Max come se fosse anche una tastiera di sistema per attivazione e disattivazione impianto e gestione dell'impianto stesso. Direi vedere un attimino a questo punto quali sono nel dettaglio i dispositivi di sistema. Direi li vuoi presentare te, Andrea, già che ci siamo, così cambiamo un po' la voce. Ah sì, assolutamente, accetto l'invito, Giorgio. Grande. Ti faccio una proposta, cosa dici di mandare anche un terzo sondaggio, un domandone? Dai, Verifichiamo un vediamo un attimino attimino, anche il volentieri. livello di attenzione a quest'ora, se c'è ancora, dai. Allora, sondaggio di Hypercom dice, per programmare un sistema Hypercom devo fare delle configurazioni sulle reti IP? Allora, anche qui abbiamo tre risposte, solamente una di queste corretta. La prima è sì, devo assegnare degli indirizzi IP compatibili con il sistema. Sì, devo accertarmi che ci sia un router DHCP. Oppure la terza risposta è no, non importa, acquisisco i dispositivi tramite un QR code. Queste sono le tre risposte che ci sono a disposizione, solamente una di queste è corretta. Lasciamo ancora qualche secondo ai nostri ospiti per poter cliccare sulla risposta giusta. Ok, chiudiamo pure. Perfetto, molto molto bene. La maggior parte di voi ha risposto correttamente, quindi quando devo programmare un sistema Hypercom, basta acquisire il dispositivo tramite QR code, come spiegava prima il buon Giorgio, per appunto acquisire tutti i singoli dispositivi. Non occorre nessun router DHCP oppure degli indirizzi IP compatibili con il sistema. Grazie Giorgio. Andiamo avanti, Perfetto. perché come anticipavi prima, andiamo a vedere un po' nel dettaglio appunto quali sono i dispositivi di sistema compatibili con Hypercom. Diciamo, possiamo già notare che ci sono le pulsantiere che abbiamo visto prima, proprio per dare l'opportunità ai nostri clienti di utilizzare quelle belle estetiche che abbiamo visto già per il sistema TrueVoice, tramutate quindi nel sistema IP. Quindi vediamo sempre il nome Elekta, sempre in versione steel piuttosto che vetro, Alfa, la nostra ammiraglia, Sintesi oppure Micra 2. Diciamo che l'estetica è praticamente la stessa, Giorgio. Quello che cambia è nient'altro che l'elettronica, la componentistica nel retro, quindi nel contenuto all'interno della pulsantiera. Un'altra cosa, un altro aspetto molto comodo mi viene in mente con la pulsantiera Alfa, che diciamo in questa pulsantiera qui il cuore del sistema non è nient'altro che il posto esterno, no? Cioè quindi la parte che solitamente vedete appunto in alto, quindi il corpo che contiene telecamera e parla ascolta. Quel corpo ha un suo codice appunto inerente a Hypercom, però si può abbinare lo stesso
i moduli pulsanti che utilizziamo per il TrueVoice. Quindi in questo caso andiamo a creare una gestione molto molto semplice anche per i nostri distributori che gestiscono il nostro materiale all'interno dei propri magazzini, e questa gestione più semplice chiaramente garantisce una reperibilità del materiale sicuramente più facile e più immediata, proprio perché non abbiamo per ogni singolo sistema tantissimi codici diversi da utilizzare, ma riusciamo comunque ad avere diversi codici compatibili sia per l'uno che per l'altro sistema. Invece nella parte bassa di questa slide andiamo a vedere i posti interni. Abbiamo tre diversi posti interni per il sistema IP, che sono, come vedete, il Max Lite oppure il Miro Audio. Diciamo che il Max è il 1717/31, la versione più evoluta, quella che contiene tutte le applicazioni all'interno, ma adesso comunque non voglio anticipare nulla al collega che Andrea andrà a spiegarci in maniera esaustiva. La versione Lite, che diciamo è un po' più leggera, quindi anche più economica. Abbiamo creato queste due versioni per poter rispondere a, diciamo, le diverse richieste del mercato, quindi laddove ci vuole un sistema più approfondito, più integrato anche con altri sistemi, andiamo col Max, invece col Max Lite, laddove invece magari occorre una versione meno importante, per andare a finire poi sul Miro Audio. Quindi, come potete già immaginare, non è altro che un semplice citofono versione viva voce, che quindi andrà a rispondere semplicemente puramente alla chiamata fonica, quindi senza audio. Direi, Giorgio, che a questo punto puoi continuare per andarci a spiegare più nel dettaglio cos'è il Max Lite oppure il Miro Audio. Perfetto, grazie Andrea. Vediamo un attimino quindi quello che sono le caratteristiche principali del monitor, che in realtà è un NOM monitor a tutti gli effetti, chiamato Max, dotato di uno schermo sensitive touch da 7 pollici, quindi base Android. Sulla sinistra ha un lettore chiave di prossimità, quindi io anche con un beige posso fare monitorare degli ingressi, dei varchi, quindi entrata e uscita. È dotato di due connettori RJ45 posteriori, uno lato Hypercom, che dove riceve l'alimentazione PoE, e una seconda porta dove posso sfruttarla per la connettività in appartamento, oppure, in alternativa, non posso portare il cavo per sfruttare la connettività in appartamento, sfrutto la rete Wi-Fi presente all'interno del monitor. Dotato di una telecamera da 2 megapixel, quindi per le videochiamate intercomunicanti fra appartamenti a questo punto. Permette di effettuare servizi di messaggistica, quindi si possono inviare messaggi fra utenti differenti o del stesso appartamento, o anche mandare messaggi direttamente da centralino e riceverne risposta. Posso utilizzare come post-it audio, quindi il classico post-it lasciato sul frigorifero, prendi il latte, posso scriverlo, dopodiché quando lascio un messaggio c'è un bel LED blu lampeggiante che indica che c'è un messaggio in corso, quindi per l'altro membro della famiglia. Può gestire ingresso di allarme panico, quindi con segnalazioni direttamente a centralino, con la possibilità di auto-includersi. Possiamo gestire a questo punto anche delle telecamere IP, sia attraverso l'app installata, sia attraverso le telecamere IP collegate agli stessi switch. Una slot a bordo SD card che mi permette che cosa? Anche di personalizzare il mio videocitofono, quindi la possibilità di inserire anche delle melodie differenti. In più integra che cosa? Un trasmettitore IOKIS, quindi vedremo che all'interno, oltre ad avere la possibilità di sfruttare l'app preinstallata IOKIS, abbiamo anche un trasmettitore IOKIS con 12 canali. Fratello minore, diciamo che il Max Lite, che ha le stesse identiche dimensioni, le stesse identiche diciamo possibilità, ma in questo caso sfruttiamo solamente le funzioni videofoniche evolute, quindi non abbiamo la fotocamera, non abbiamo la seconda porta LAN, ma abbiamo la possibilità di sfruttare tutto ciò che è videocitofonia evoluta. Per quanto riguarda il monitor Max, il full, quindi completo, lo schermo soft touch permette di utilizzare il monitor come se fosse una vera centralina di controllo per la propria casa, quindi rendendo questo dispositivo non solo un semplice videocitofono, ma un dispositivo che io posso utilizzare per gestire domoticamente la mia casa.
Posso gestirla in due modi, quindi sia sfruttando l'app integrata, sia sfruttando il telecomando radio che è presente all'interno del mio monitor. Quindi attraverso il mio videocitofono posso gestire dei comandi domotici, tapparelle, luci, scenari, e l'attivazione quindi automatica o a orari prestabiliti. Quindi io posso anche schedulizzare l'attivazione, la chiusura delle tapparelle, l'accensione, la simulazione presenza per l'accensione random delle luci all'interno della casa per maggiore sicurezza. Quindi il Max, permette quindi di avere le classiche funzioni videocitofoniche evolute, messaggistica, segreteria videocitofonica, apri porta e quant'altro, temporizzabile oltretutto. Mi permette di sfruttare un telecomando Yokis con 12 canali, quindi 8 comandi rapidi più 4 scenari. Mi permette di sfruttare quindi anche connessioni, quindi per pilotare case esterne. Quindi io, grazie all'app installata, posso, che ne so, gestire il termoriscaldamento della casa al mare. Posso gestire e verificare se le tapparelle sono chiuse. Posso verificare i consumi a breve, fino ad arrivare a implementare la sensazione di sicurezza con la possibilità di, facendo lo scroll, di vedere le telecamere, oppure con l'app installata UBS Plus, gestire direttamente le mie telecamere come se fossi su un smartphone direttamente, ma so che lì in quella posizione della casa ho il pieno controllo della mia abitazione. Quindi comodità e velocità. Conclude la gamma, la possibilità, come ha già anticipato Andrea, la parte anche audio, il citofono Miro, è dotato di due tasti programmabili, quindi liberamente associabili ad attivazioni, che sono aperture e decodifiche speciali, e due pulsanti dove praticamente sono contatti puliti, dove possiamo ad esempio la possibilità di sfruttare gli Yokis Ready, sono dei contatti puliti, quindi possiamo anche utilizzarlo come trasmettitore radio. I pulsanti di attivazione, quindi quelli di fonica apriporta, sono retroilluminati, quindi arriva una chiamata, oltre a suonare mi lampeggia il LED. Lo possiamo montare in appoggio parete o anche in casso nelle classiche 503 in maniera molto veloce. Vediamo un attimino anche velocemente la struttura e la programmazione del sistema Hypercom. Vediamo un attimino l'oggetto misterioso. Alla fine immaginiamo di realizzare un impianto. Alla fine è una struttura di reti. Quindi significa che il cuore, diciamo, reale del sistema sono gli switch. È necessario che gli switch siano switch PoE, in quanto danno sia connessione dati, quindi permettendo ai vari dispositivi di comunicare, ma soprattutto alimentazione. Poi liberamente io su ogni porta PoE del mio switch posso collegare, a seconda di quello che mi serve, una pulsantiera, un monitor. Quindi io sfrutto lo switch più vicino per collegarci quello che mi interessa. Dopodiché sarà la mia programmazione che determinerà che questo monitor può essere chiamato da questa pulsantiera, oppure questo monitor può essere chiamato solo da lui ma non da loro. Quindi questa funzione di topologica viene fatta nel momento dell'acquisizione dei dispositivi. A livello di programmazione, come avviene? In maniera molto semplice, si utilizza un software che in realtà è nativamente integrato, chiamato Hypercom Configurator, è già preinstallato, già a bordo di tutti i monitor IP Max. In più è anche disponibile per dispositivi Android, quindi ad esempio tablet, oppure per PC. Quindi io posso effettuare la programmazione con la stessa identica schermata che la faccia da un monitor di impianto, che lo faccia da un tablet o da un PC. Questo mi permette di cosa? Realizzare la programmazione o comodamente in laboratorio o direttamente in campo. Quindi significa che cosa? Che in campo che un qualsiasi monitor Max che poi diventerà monitor utente lo posso utilizzare per programmare tutto quanto l'impianto. Entro in configurazione con la password amministratore, inserisco la password installatore, dopodiché liberamente configuro l'impianto. Invio la programmazione a tutti i dispositivi che l'acquisiscono. Posso farlo anche liberamente con un tablet, quindi posso andare a scansionare i vari dispositivi anziché digitarli direttamente in appartamento, oppure attraverso anche un software a PC chiamato Hypercom Installer che mi permette di collegarmi liberamente a qualunque parte di impianto. Ripeto, non è richiesta nessuna competenza o conoscenza di reti IP, quindi salvo esigenze particolari dove abbiamo magari indirizzi specifici e quindi andremo in configurazione avanzata, non è necessario configurare IP, automaticamente loro si autoindirizzano. Vediamo un attimino, quindi ora abbiamo parlato di cosa? In precedenza il sistema two voice, quindi sistema due fili, e poi dopo successivamente il sistema IP Hypercom.
esiste un punto di incontro che mi permette di sfruttare pienamente le caratteristiche e le peculiarità sia del TuVoice, estrema versatilità e cavi esistenti, sia del sistema Hypercom, grandi distanze e connessione IP, protocollo IP. Questo dispositivo, quindi immaginando di avere un sistema TuVoice, qua ho messo praticamente quello che è uno schema blocchi e filare di un sistema TuVoice. Abbiamo una pulsantiera, qua in basso a sinistra, un cavo due fili che va all'alimentatore, dopodiché saliamo, andiamo a un distributore quattro utenze e andiamo ai vari appartamenti. In maniera molto semplice. Un sistema Hypercom alla fine non è tanto diverso. Abbiamo che il cuore del sistema è il mio switch PoE. Ogni porta lato PoE andrò a collegarci un dispositivo interno. Pulsantiera, interno monitor, oppure dispositivo esterno. Dopodiché invece dalle porte standard, quelle no PoE, quindi quelle di uplink, posso collegarci tutto ciò che mi interessa, quindi andare a dargli la connessione dati in router, oppure andare a collegare una telecamera che se PoE la posso collegare al lato PoE, se non è PoE posso anche alimentarla localmente. Questo dispositivo qual è? Quello che crea il trade union tra queste due grandi famiglie è il gateway TuVoice Hypercom. È un dispositivo che mi permette di realizzare impianti Hypercom IP, ma con colonne secondarie TuVoice. Normalmente qual è la parte più tortuosa, difficoltosa? È andare a sostituire il cavo esistente nel lato condominio, lato diciamo colonna, nelle diramazioni delle utenze. In questo caso io posso sfruttare questo gateway, ok, che ha una porta LAN lato PoE e una porta due fili lato TuVoice. Cosa mi permette? Di matchare questi due grandi sistemi. Immaginiamo di avere un impianto TuVoice, due ingressi sono collegati a un'interfaccia di colonna, il quale è alimentato dal nostro alimentatore. Dopodiché dall'interfaccia di colonna, a seconda se la nuova barra 53 o 50, abbiamo due salite dove andremo a collegare tutti i dispositivi TuVoice. Viene richiesto un rifacimento di impianto, l'implementazione, mi chiedono due ingressi e in fondo un vialone, ok, a questo punto potrei pensare di realizzare le pulsantiere lato strada con l'impianto Hypercom. Cosa faccio? Sostituisco l'interfaccia di colonna e inserisco un gateway. Questo gateway unito attraverso un cavo LAN a un dispositivo PoE mi permette di far dialogare i due mondi IP e TuVoice, protocollo proprietario. Questo, i vantaggi quali sono? Innanzitutto manteniamo la versatilità lato TuVoice e magari anche risparmiando qualche soldino laddove necessario. Ma in più guadagniamo il fatto che possiamo implementare tutto ciò che sono le caratteristiche del sistema IP, quindi la distanza dove superiamo i 100 metri possiamo usare degli switch di rilancio, dove non abbiamo la possibilità di mettere degli switch in campo possiamo sfruttare anche connessioni in fibra, o addirittura non abbiamo la possibilità di fare gli scavi per la fibra, connessioni wireless, quindi utilizzando delle antenne wireless. In questo caso ho inserito i codici di quelli che noi abitualmente utilizziamo per la gamma di videosorveglianza, andiamo a sopperire a quei limiti dove non riusciamo a tirare il cavo. L'unica, diciamo, raccomandazione è che le due antenne riceventi e trasmittenti, in questo caso sono bidirezionali, siano a vista. Un semplice dispositivo unisce due mondi, permettendoci di risolvere e di insomma tutta quella serie di inconvenienti che ci capita in campo e magari non ci avevamo pensato in precedenza. Il fatto di integrare, immaginiamo la possibilità di inserire a questo punto fino a 999 pulsantiere, ok, io posso continuare a sfruttare le colonne TuVoice. Mi permette di conseguenza questo sistema anche di superare il fatto di avere solamente 16 pulsantiere principali. Col sistema TuVoice noi possiamo al massimo fare 16 pulsantiere che chiamano tutti gli utenti. Aggiungendo un gateway e di conseguenza degli switch, a questo punto noi andiamo a superare, potremmo anche gestire fino a 1000 pulsantiere principali, 999 più il nostro gateway. Quindi ci permette di veramente risolvere tutte quelle problematiche in maniera veramente brillante. Io direi che a questo punto siamo arrivati quasi al termine, direi di tirare le somme del webinar. Che ne dice Andrea, di enfatizzare qualcosa di particolare? Ma guarda Giorgio, volevo semplicemente fare un po' una sintesi, no, del tutto. Abbiamo visto due mondi molto diversi, molto simili, no, tra loro, il mondo TuVoice dei due fili e il mondo Hypercom, no? Quindi volevo, diciamo, tirare un po' le somme, estrapolando quelli che sono i vantaggi, no, dei due sistemi. Quindi diciamo che in sintesi un installatore
si può andare a orientare per il sistema Ipercom laddove ci fossero delle esigenze relative magari alla stesura con il cavo LAN, no? Quindi i vantaggi che si può avere con il cavo LAN oppure con la fibra ottica, visto che la tendenza di oggi, quale il progresso, è quello di costruire palazzine tripla classe A, insomma una classe evoluta direttamente in fibra ottica, quindi con questa infrastruttura occuparsi non solo dell'antenna, della telefonia e quant'altro, ma anche appunto del lato videocitofonico. Quindi l'IP soddisfa molto questa esigenza. L'IP ovviamente è un sistema che riesce, come dicevate prima, riesce ad integrare il sistema di videosorveglianza, di antintrusione, di controllo accessi, no? Quindi diciamo può rilevarsi come cuore del sistema per poter gestire tanti altri aspetti. Come dicevi adesso, abbiamo la possibilità nei sistemi IP sempre di controllare e gestire fino a 1000 dispositivi, quindi diciamo un'espandibilità incredibile, funzionare su reti esistenti, molto semplice da programmare, come avevamo prima, anche tramite il QR code, ha un doppio livello di sicurezza, come dicevamo prima, anche per le varie password amministratore e installatore, e praticamente lo possiamo andare ad utilizzare non solo per i grandi complessi, ma alla fine può essere utilizzato tranquillamente anche in sistemi molto molto più semplici, tant'è vero che io stesso ho realizzato circa un paio di mesi fa con sistema Ipercom una villetta monofamiliare, semplicemente per il fatto che era molto molto utile utilizzare il monitor Max, come abbiamo visto prima, come se fosse effettivamente un tablet, quindi da un unico dispositivo, magari anche in casso a parete, che lo rende ancora più bello da vedere, non solo la parte videocitofonica, non solo la parte di call me, di note di chiamata sul cellulare, ma anche i dispositivi domotici con gli Okis, telecamere, antintrusione, no? Quindi avere questo unico cervello, questa unica mente per avere la gestione totale. Questi sono gli enormi e grandi vantaggi che può portare il sistema Ipercom. Il sistema True Voice, che è uno dei più gettonati, rimane chiaramente con la grande facilità di utilizzo, la possibilità di riuscire in maniera molto semplice a sfruttare i cavi esistenti, nel caso appunto mi viene in mente delle strutturazioni, no? Pertanto ci consente di utilizzare i vecchi cavi, non occuparsi di alcun sfilaggio e rinfilaggio, o più che altro magari impazzimento appunto di sfilaggio di vecchi cavi che magari molte le volte si trovano strozzati, corrugati molto stretti, addirittura cementati nelle vecchie palazzine. Indicato anche qua per ville monofamiliari oppure anche qui per grandi complessi residenziali, e diciamo il grande cavallo di battaglia anche proprio la semplicità poi dopo di programmazione tramite Deep Switch, che quindi consente senza nessun software di poter programmare palazzine intere che siano videocitofoniche o di citofonia. Diciamo, ecco, questi sono i grandi vantaggi di uno e dell'altro sistema che tante le volte vanno a anche combaciare, che però mettono alla luce quelle che sono le caratteristiche che l'installatore stesso può andare a scegliere in funzione della palazzina che dovrà andare a realizzare oppure ristrutturare. Questa è, diciamo, un po' la fase conclusiva, Giorgio, del nostro webinar. Se vuoi continuare con... Ok, allora diciamo che siamo praticamente arrivati, giustamente come hai detto te, alla fase conclusiva, quindi ci auguriamo che diciamo sia stato utile e possa essere spunto per insomma opportunità di business laddove magari non ci avevate ancora pensato, o magari noi stessi non eravamo riusciti a trasmettere in altri incontri. Quindi vi ringraziamo sicuramente, grazie anche ad Andrea di avermi accompagnato in questo viaggio. E a questo punto vi ringrazio ulteriormente e vi voglio ricordare che questo è l'ultimo webinar al vivo, dopodiché rinizieranno nuovamente a settembre. Comunque saremo sempre vicino a voi in quanto per tutto questi mesi
saranno disponibili dei webinar on demand con i vari argomenti che abbiamo trattato fino ad ora. Li potete trovare liberamente nella parte di formazione del nostro sito, o comunque sarete sempre prontamente informati dalla nostra struttura di rete e sarete quindi pienamente informati. Quindi a questo punto ancora un grazie, un arrivederci e una buona serata. Grazie dell'attenzione, grazie a tutti voi. Buona serata. Buona serata a tutti.